Buonasera e buona domenica a tutti. Vorrei ricordare ancora che abbiamo tanti problemi da risolvere. Vorrei ricordare a coloro e a quelle persone che si credono di essere i padri eterni, che si credono di essere, diciamo, i santi, i frati, i monsignori, quelle persone che credono che siamo ancora quello che credo io in un mondo sbagliato, perché abbiamo da risolvere ancora milioni, miliardi e stramiliardi e biliardi di cose da fare. Tipo, ancora in questi giorni stanno morendo le persone negli ospedali e in effetti abbiamo una grande emergenza sanità, dove in teoria ci sarebbe tecnicamente di far sparire le morti bianche e nere, perché la sanità di vivere è una grande umiltà, è una grande dignità. Per vivere e non per non morire, perché già che ci si muore per suo conto, oggi come oggi, visto che tante persone hanno detto che si muore a 180 anni, a me non mi pare, anche perché oggi sui nostri giornali locali abbiamo visto che sono morti diversi bambini e diverse persone ancora con degli anni abbastanza ottimi. Avevano 40, 45, 48, 41, 38, 36 anni veramente che hanno, ci hanno lasciato, non so per quale motivo. Poi vorrei ricordare a tutti, specialmente agli immigrati, non come fa Salvini, non come fa il Papa che non lo prende mica per parlargli insieme. Si rifiuta di accoglierlo nel parlatorio. Agli immigrati è da anni che digiuni continua a insistere. Dobbiamo insegnargli a lavorare, insegnargli l'educazione, insegnargli a parlare e a essere persone di rispetto. Noi già come italiani e loro come immigrati che arrivano da questi paesi dove esiste la guerra, dove nessuno ha mai fatto nulla, dove nessuno ha solamente preso del denaro e se l'è messo in tasca. Mi dispiace parlare contro tante persone del nord, ma non è così che si fa a stare al mondo, perché in una grande Europa, in una grande Unione, ci si dovrebbe non guardarsi nel sedere, ma guardarsi bene in faccia. E rispettarsi e veramente amarsi, come dice il nostro Signore. Oggi, anzi, dovrei dire fra pochi giorni, colui che doveva essere libero è stato miseramente crocifisso. Invece, il ladrone Barabba, che doveva essere crocifisso, è stato liberato. E in effetti il nostro Signore è stato crocifisso. I due ladroni che ci avevano insieme gli hanno portato la croce a altre persone. A nostro Signore gliel'hanno fatta portare fino alla fine. Non so per quale motivo ci sia questa cattiveria. Non so per quale motivo ci sia questo egoismo e questa avarizia. Ma vorrei ricordare al mondo intero di volersi bene e di amarsi e di rispettare il prossimo. Perché Courmayeur, mi sembra che si chiamava così, che è un grande professore illustre, parlò tanti anni fa appunto sull'immigrazione, che costava molto meno insegnargli a casa sua, che costava molto meno insegnargli a lavorare a casa sua e andare a fare i pozzi, ospedali e tutto quello che servivano anche in questi paesi. Ma i nostri politici, oltre che a prendersi dei soldi, e di insaccarsi il più possibile,
creando debito pubblico, rubando al popolo italiano, a tutto il popolo italiano, perché non è appena il nord, c'è anche il sud, l'ovest e l'est di questa popolazione. Oltre che fare questo, non hanno fatto. Quando questo grande professore parlava appunto che costava molto meno insegnargli a casa sua, creando lavoro a casa sua, e tutto quello che aveva detto in questa grande, diciamo, organizations, questa strabiliante, diciamo, conversazione che aveva fatto con questi politici. E quello che è successo in questi giorni a Palermo con Conte, quando, diciamo, ha riunito tutto l'embrace di questa conversation organizations, di queste persone che sono arrivate dall'aldilà, colonnelli, tenenti, tante guardie che non dicono che c'era a Palermo con la sicurezza al massimo. Chissà cosa abbiamo speso, non lo so. Però non se ne è cavato neanche un buco nel ragno e neanche un buco nel muro, perché tanta gente se ne sono andati e non hanno neanche ascoltato Conte. Questo fatto di sfottismo e di menefreghismo, quello che c'è non solo in Italia ma anche in altri stati. Vorrei dire giustamente quello che mi sento, anche perché Futura è un grande partito, anche se siamo ancora in pochi, anche se la gente ancora non capisce nulla. Vorrei ricordare che il lavoro lo si dà non solo agli italiani, ma lo si danno anche agli stranieri, anche quelle persone che sono arrivate dall'aldilà. Perché se noi abbiamo portato nella terra di fuochi merda e nessuno ha visto niente, scusatemi la parolaccia, questo è un fattore di menefreghismo, è un fattore di auma auma, chiamiamolo così, quando quello prende i soldi e se li mette in tasca e non vedrà mai niente. Poi le tasse, per quale motivo dobbiamo pagare sempre tasse? Per cosa? Qua c'è Roma che è disfatta, le strade sono sputtanate, Lido Adriano è sputtanato come marciapiedi e strade, abbiamo le panchine da rifare a Lido Adriano, abbiamo da rifare un mondo diverso a Lido Adriano, come Roma c'è anche Lido Adriano, e come Roma e Lido Adriano ci sono tanti altri litorali da rifare e ci sono tante altre strade da rifare, da Cremona a Milano a Firenze, a tante città veramente che sono disastrate e veramente c'è da fare anche a Pozzaglio e anche in tanti altri stati che sto vedendo, veramente c'è una pietà di strade, una pietà di marciapiedi, una pietà di giardinetti, una schifo di letti da cambiare, delle luci che fanno schifo, è una cosa inverosimile. Questo mondo sta andando a rotoli, questo mondo sta andando a pezzi, e allora è inutile pagare troppe tasse per far ingrassare sempre il colore della politica. È ora di cominciare a pagare qualcosa giusto per avere manutenzione, per avere tante cose, non che il ponte come il ponte Morandi cadono senza poi dire o dimostrare cosa sia successo. Perché è vero che i pesi aumentano, però è anche vero che i ponti si sbriciolano, è anche vero che se non c'è manutenzione non si può andare avanti. L'assistenza bisogna darla alle persone che ne hanno veramente bisogno, perché non si può continuare a dare assistenza a persone che hanno miliardi, miliardi, miliardi in banca, non si può. I ladri. Se c'è lavoro per tutti non ci saranno più ladri, se c'è denaro per tutti non ci sarà più emergenza di ladri e ci sarà una vita per tutti migliore. Amore, affetto, simpatia, sincerità, serenità, non più egoismo, non più avarizia, ma un mondo veramente d'amore. Vivere per non morire, vivere per amarsi, vivere con un mondo per la vita, vivere, vivere, vivere. La pensione bisogna darla a tutti, bene o male, chi ha versato 5 anni, chi ha versato 10 anni, chi ha versato 30 anni, cerchiamo di trovare delle soluzioni,
Cerchiamo di trovare delle condivisioni, cerchiamo veramente di captare l'importanza del cervello, studiare per far capire, studiare per amare, studiare per non morire. Controllo spizio ospedale, perché in questi anni la siringa al nord costa 3 euro, la siringa al sud costa 10 euro, la siringa all'est costa 12,50. La siringa Ovest 15 euro. Qui c'è qualcosa che non va. Poi i sindaci non si devono fare la busta tutti i giorni per quello che si sentono loro. Devono prendere la busta come gli operai che la prendono quelli da 800 euro al mese, quelli che si fanno un mazzo, non che come i sindacalisti, non come i politici, non come tante persone che tutti i giorni si aumentano gli stipendi. Che io queste cose qui non le voglio più vedere e non voglio vedere un Salvini che si porta a casa 22.000 euro al mese e Di Maio 35.000. Io mi sono rotto personalmente. Quando vedo clochard che muoiono di fame, quando vedo clochard che vanno a raccogliere il cibo nei cassonetti dell'immondizia. E lo stesso discorso delle multinazionali. E ora che capiscono di mettere in vendita quando sono in scadenza i cibi, di abbassare i prezzi e di venderli, non di buttare via, non di buttare nel classificatore, non di buttare nell'immondizia, ma dando mangiare a tutti. A tutti, senza buttare via nulla, perché in questo mondo bisogna risparmiare, bisogna essere in grado di vincere e vivere in modo corretto. Controllo sui posti di lavoro, basta andare a timbrare in mutande e andare a farsi i fatti suoi, basta, basta. Ancora in questi giorni a Cremona gente timbrava in mutande e andavano per i fatti suoi. Gli infortuni. Importante la legge sicurezza sui posti di lavoro, l'importanza della legge sicurezza. Non voglio più vedere morti. La scuola in generale, perché è ora di smetterla che i professori vadano a prendere il 27 e non insegnano ai ragazzi la politica, non insegnano ai ragazzi la storia, non insegnano ai ragazzi l'economia, non insegnano nulla. E poi si arrabbiano se i genitori vanno a picchiare i maestri. Non lo so. Altro fatto, non si può continuare a procreare bambini, perché ci sono famiglie che hanno 10-15 bambini. E se non c'è lavoro, come faranno coloro a mangiare? Come faranno domani questi figli a vivere? Cosa faranno? Andranno a rubare? Andranno a uccidere, andranno a fare rapine, andranno a prostituirsi, andranno a fare stupri, chi lo sa. Allora ragazzi, lavoro, lavoro, lavoro. Carissimi italiani, italiane, francesi, inglesi, calabresi, siciliani, crotonesi, agrigenti, tini, macedoni, greci, africani, albanesi, argentini, tunisini, russi, polacchi, marocchini, mercenari di uomini scafisti, persone che per denaro corrompono ladri, furfanti, di tante serie, dalla serie A alla Z. Ma si potrebbe dire il mondo inserito, tutto in una sfera glaciale, ma vorrei dire di più, dall'America a Londra, l'Inghilterra del futuro. Ma non solo ora, da anni, in tanti dalla politica corrotta alla mafia, dove coloro che invece di collaborare hanno pensato solo ai loro vizi. Abbiamo visto persone che per denaro negli anni 70-80. Anche poi più avanti di questi anni sono successe cose veramente strane, persone messe nell'acido, persone immortalate dentro le mura di pilastri, altri buttati in grotte,
Ancora oggi si trovano ossa umane in chiese, grotte, campi. Tanti vengono a galla nei mari, laghi, fossi. Altri arrivano a controlli, tagliati, squartati. Ma non si saprà mai infatti chi sono, cosa sia successo. Ogni tanto si trovano i corpi di qualche ragazza nuda o uomo nudo, sotto i ponti o altri luoghi, campi. Abbiamo visto ancora in questi anni che tante persone scomparse non vengono più ritrovati, o rari casi. Si trova il corpo, ma tante cose potrebbero essere belle. Ma ancora oggi, nel 2019, non si vedono fonti di lucentezza, amore, felicità. Tante volte critichiamo il buonismo, ma il mondo va a rotoli. Poi si scopre che in certi campi esplodono vulcani e investigando si viene a sapere che anche in quei luoghi l'uomo ha messo immondizia nociva e pericolosa. Ma poi quando vai a fare domande, come mai questa immondizia era sotterrata in questi campi? Magari ci coltivavano verdura e noi poi l'abbiamo mangiata. Ma ecco che nessuno parla, tutti muti, ciechi, sordi. Ma il problema è che tanti, questa verdura in tanti l'abbiamo mangiata ed ecco arrivare malattie, tumori, cancro, scoperchiato, malattie veramente strane, altro. E nessuno ancora oggi danno per assoluto una guarigione o sapere a chi ancora oggi si potrebbe addossare la colpa. Ancora oggi, dopo filmati visti, tanta gente sa, ma non vuole sapere che da anni abbiamo portato immondizia nei paesi stranieri. Ma in questi anni cosa hanno fatto i politici, quelli che hanno governato da Giolitti a Craxi, Andreotti, Moro, Leone, Amato, Antoni, Bertinotti, Cofferati, Berlinguer, Prodi, Letta, Gentiloni, Iotta e anche il signor Renzi, e Napolitano e Berlusconi e tanti altri. Tra politici e sindacati, poi ancora da Aldo Moro, colui che voleva migliorare l'Italia, ma a tanti forse dava fastidio. Così, dopo aver ucciso diversi uomini della sua scorta, hanno pure fatto fuori lui. La storia è finita. Ancora oggi non si sa e non si saprà mai la verità, perché la verità scottano come il fuoco per tanti, ma ancora in questi anni da Tremonti, Brunetta, la Gelmini. Monti, non parliamo di Monti, e neanche di Bersani che ha dato la mano a Monti per fregare il denaro dell'IMU e delle tasse sui negozi, sulle i bar, su tante cose che ha moltiplicato e ha quintuplicato la tassa per queste persone, che le hanno costretti tanti a chiudere. In modo la Gelmini, colei che ha comprato i voti a Cremona per avere il diploma di maturità, poi con favoritismi, leccate strane, poi perché, come è sempre stato, chi lecca ha tante opportunità, se lecca bene, denaro, fortuna e magari l'aereo a disposizione, come tante persone che lavorano o lavoravano a Mediaset, ma colei che da Forza Italia, poi Popolo della Libertà, ora ancora Forza Italia, come colei, la Brambilla, che con i suoi animali sembra che facci miracoli. E dovrei dire che insieme al loro presidente e con i nostri denari abbiamo fatto fare vite da nababbi a coloro che hanno e stanno ancora prendendo per il naso una parte italiana e anche una parte straniera, perché ancora oggi non hanno mai fatto nulla per suo, ma hanno dato tanto con i nostri denari, a tanti mercenari della Fiat, alla Montedison, alla compagnia aerea Alitalia, alle autostrade
personaggi che non si conoscono nomi, anche se in questi anni si era parlato di trasparenza, visto che per anni abbiamo aiutato il Monte dei Paschi di Siena. Abbiamo dato tanto, ma non si è saputo nulla di coloro che hanno messo in crisi questa banca. Ma forse la gente non si ricorda più del crack Cirio, Parmalat, Bond Argentini, fondi tossici venduti. Vorrei ricordare che ancora dai grandi professori da Monti, Amato, Fornero, coloro che in parte con manovre losche hanno tolto pensioni, ma hanno aumentato anni di lavoro per avere loro i vitalizi e stipendi da nababbi, sempre con i nostri denari. Ma ancora oggi la politicante Gelmini, dopo con parole sue contro l'attuale governo, a nome di tutto il gruppo di Forza Italia, ha detto che solo il presidente Berlusconi ha aumentato le pensioni a 1.000 euro, ma non ha detto chi li hanno presi. In pochi, ma non per tutti, per queste sono le stranezze di coloro che nella vita hanno sempre fatto nulla o niente, ma poiché a loro non viene la gastrite. Perché quando si mangia bene e si beve bene, dolori pochi o nulla. Ma in questi giorni, anni, abbiamo anche visto che con fatti sismici alti, con case distrutti, morte, feriti, questi politici promesse ma mai mantenute. E oggi c'è stata la ricorrenza delle 350 morte dell'Aquila di tanti anni fa, con il terremoto sismico che era successo ad Aquila. Con, ripeto, 300 e passa morti. Li ricordiamo anche noi, ad ogni modo. Si va a fare le condoglianze sempre a coloro che hanno subito perdite. Si va a farsi vedere, ma poi nulla, per dare benessere e speranza, per rinascere. Poi fortunatamente tante società raccolgono denaro per aiutare coloro, ma mai si sa quanto si è raccolto e quanto si è speso. Vorrei ricordare in questi anni, ancora oggi, tante scuole infantili esistono, maestre e insegnanti pazze, che invece di insegnare a questi piccoli, li picchiano, sgridando altro e purtroppo oggi ci sono situazioni inverosimilmente strane. Poi quando questi bambini arrivano a casa, stravolgono le persone come i suoi genitori, altri arrivano a casa con graffi, segni, rotture. Poi quando si va a informarsi, dicono loro è caduto. Ha litigato con l'amichetto o altro, questa è la storia bugiarda di tante persone, insegnanti e altro, ma poi non parliamo di insegnanti che per scambio di voti cercano sesso con ragazzine, ragazze, quante ne sentiamo i nostri giorni, ma non solo con loro insegnanti, una parte come i nostri politici aspettando il 27, giorno di paga, poi insegnamenti, sì, ma chi abbiamo visto imparando tanti a spese proprie da coloro che dalla Bocconi ad altri centri, ora che la nostra Italia dovremmo dire non tutta, visto che la signora Gelmini ha detto che il Sud merda era ed è ancora merda. Ora purtroppo futuro non parla come quella persone bestie che non sanno ancora oggi cosa sia trasparenza, fratellanza, uguaglianza, amicizia, amore, sentimento, ma tanto per dividere l'amore, l'amicizia e l'affetto per tanti, per tutti. Ma tra classismo, colui che si autodenunciò per poi scappare da Mamet, per non farsi incarcerare, visto che la giustizia italiana tantissime volte mette in carcere gli innocenti e non i veri guastatori della giustizia, ma non solo colui che, no, che con Tangentopoli, colui che insieme a tanti rubarono, ma lui ebbe il coraggio di ammetterlo, altri no. Vero che poi scappò dal suo paese, per un paese straniero, ma per non andare in carcere, visto che lui non doveva essere il capo espiatorio, visto che non era l'unico che aveva rubato. Vorrei ricordare che anche a Lido Adriano succedono queste cose. Purtroppo là spendiamo soldi per un palco, là spendiamo veramente denaro per non costruire panchine, per non riparare strade, per non buttare via tutti quegli alberi che ci sono che stanno rovinando a marciapiedi. Là cioè, ci sono personaggi veramente incolti, tipo politici o tipo altri, non so. Stiamo spendendo circa 30-40 mila euro per un palco per 15 giorni. Spendiamo un sacco di soldi, perché con questi soldi si potrebbero
ricominciare a rimettere a posto le strade, a rimettere a posto i marciapiedi, a rimettere a posto anche le panchine, per dare ai villeggianti, per far riaprire i negozi e per dare lavoro a tante persone che veramente questo paese merita, perché conosco tantissime persone e meritano veramente un grande mondo, per un mondo migliore. Ad ogni modo, vorrei ricordare anche i sindacati. Anni si parla di lavori usuranti, legge sulla sicurezza del lavoro, ma poi finanziamenti dalle regioni, poi vari mercenari insaccano i nostri denari. Ma mai si fanno esattamente corsi di aggiornamento per capire ed essere in grado, con professioni, per dare a tante persone servizi migliori e tanto altro, per coloro che da anni si sono fatti denaro a vite migliori a scapito di coloro che credevano in perle di saggezza. Ma non questo è stato. Noi di futuro saremo, come siamo sempre stati, perle di saggezza, ma anche un po' asimmetrici, con asimmetrie particolari, ma ancora oggi poco aiuto ai malati. Anzi, quelli che sono presso case di cura, tanti vengono picchiati, malmenati, poi brutalizzati, legati. Ma in che mondo viviamo, ragazzi? Peggio dei marziani alieni. Conte va a Bruxelles per parlare con Juncker, ma ancora oggi non si sa cosa si sono detti. I migranti sono arrivati tanti per rimettere a posto questo schifo italiano, rovinato da coloro che come Marrazzo andavano a spese nostre, insieme a persone particolari, ma questo non sarebbe nulla di anomalo se l'amore con particolari esiste, che vada pure avanti, ma non con il denaro del popolo, le auto blu, a spese della nazione. Ma qui vediamo tanti da napoletano, gli diamo ancora 90.000 euro al mese di pensione, gli diamo l'aereo personale e 1.500 euro a notte per i migliori alberghi. E io, e voi, voi essi paghiamo queste persone. Non si può andare avanti così, quando questo mondo abbiamo bisogno di tante cose da fare. Poi ai vitalizi d'oro, e guai a chi glieli tocca. Loro ben acquisiti, noi li acquisiamo, poi ce li tolgono. Ma perché loro sono i migliori e noi i coglioni? Ma ritorniamo a parlare di immigrati dal 1992, quando al governo i veri malpioni della politica Berlusconi, Bossi, Fini fecero la famosa legge Bossi-Fini. Da allora, tra le politiche liberali, tra coloro che dissero aiutiamoli, poi ancora tutti a casa. Ma quale casa? La nostra e la loro. Ma nessuno andò a verificare, a creare lavoro dal suo paese. Ma qua si parlava soltanto di guerre, morti, feriti, della Nasseria, con morti dai paesi da Gheddafi, Saddam Hussein, e coloro che incendiarono pozzi di petrolio, poi la guerra, morti, feriti, mercenari di carne umana, scafisti, coloro che non hanno pietà, solo voglia di denaro, coloro che buttano persone da negare nei mari, coloro che hanno affondato barconi, con tante persone negate e morte tragicamente, con morti veramente sofferte e brutte. Ma in questi ultimi anni, dopo coloro che volevano mandare a casa tutti questi extracomunitari, ma mai riusciti, ora con tracce solazzate, storie banali, stupri, donne fatte a pezzi, altre mangiate, vecchi presi a sprangate, poi tra merda per le strade, piscio, uomini nudi nelle fontane, altro siamo ora nella giungla. Ma ancora coloro che in questi anni abbiamo speso denaro per andare a ripescare, grazie a Renzi, con Mare Nostrum, che siamo andati a riprendere quella gente che sono negati barbaramente in queste navi puzzolenti, in queste imbarcazioni che perdevano acqua, che imbarcavano acqua da tutte le parti. Siamo andati a riprenderceli, questi poveri Cristo, e gli abbiamo dato un funerale completo, gli abbiamo dato una sepoltura civile. Perché veramente noi siamo i migliori, noi vogliamo bene le persone, noi amiamo il popolo, noi vorremmo un popolo felice, perché veramente siamo un mondo migliore e siamo i migliori. Persone scorrette, abbiamo dato denaro a tanti, abbiamo mantenuto persone cattive, tante banche sono fallite. Ancora oggi da Mare Nostrum al grande Matteo Renzi, perché è stato un grande, e se poi fosse che verità che veramente ha rubato, l'ha fatto per dispetto, perché la sua gente non l'ha ascoltato. Forse l'avrei fatto anch'io per dispetto agli italiani, perché non si può avere un gruppo di merda,
non si può avere persone che non capiscono nulla, non si può avere persone che veramente te lo mettono in culo, non si possono persone che fanno finta di parlarti e poi te lo mettono in culo, non si può veramente. Tante promesse che aveva fatto, ma non le ha mai mantenute, forse per il bonus bebè. Ma da questi anni passati, con tasse, disoccupazioni, fallimenti, banche che rubano ai correntisti, poste che rubano ai postisti, banche fallite, investitori scappati altrove, inoccupati, disoccupati, licenziamenti, casse, integrazioni, inquinamenti, fatti da coloro che non interessano l'Europa, o un mondo tranquillo, ma un mondo disastrato. Poi ancora la gente si scorda di coloro che dalla pedofilia hanno fatto senso alla natura umana, ma qua, come tutti i politici, sono sempre le stesse tragiche bugie, ma tra aumenti autostradali, bolli, luce, gas, alcolici, sigarette, acqua, aria, urina che buttiamo fuori, quando si va al cesso paghiamo anche il cesso, che si respira, ma anche se la tosse è malsana. Sì, poi se vai nei bar perché ti scappa o bevi qualcosa, o paghi un euro, o altrimenti ti bevi un caffè, perché se devi andare al gabinetto bisogna per forza che vai a bere qualcosa, perché se pisci fuori sono 8.000 euro di multa e 6 mesi di galera con la condizionale. Queste sono le leggi italiane. Ma poi ancora oggi nessuno va a dire o spiega perché i nostri politici hanno fatto un debito grande, più grande di loro. Ma si ritorna e si chiede come mai i nostri italiani non vanno più pigli, ma qua nessuno se lo chiede. E come mai sono solo loro che arrivano da paesi africani, nigeriani, sengalesi, altri paesi a fare pigli? Ebbene, perché noi italiani li manteniamo. E invece l'altro giorno a San Donato un sengalese voleva uccidere 50 bambini. Che vergogna. Perché? Cos'è successo? Non si sa. Invece per noi, i nostri futuri figli appena venuti al mondo, ecco che hanno un debito, però capite, di 10 milioni con lo Stato italiano. Pensate soltanto quanti di questi parassiti manteniamo. A fare giostrare le palle i lavoratori. Abbiamo Roma distrutta, la capitale della nostra Italia, ma qua tutti zitti, tutti silenziosi. In Francia, Parigi, fanno manifestazioni i giubbetti verdi contro il caro prezzo, ma tante cose non si possono lasciar perdere o traslocare o tralasciare. Ancora in questi giorni un grave lutto nel mondo del lavoro, l'operaio di Malagnino Ivano Cattadori, deceduto, preghiamo per lui, che lui lavorava per la Cremona Gronde. Sono ancora in fase di accertamenti, la procura indaga perché è morto sul lavoro, ma dove c'è denaro e tanta corruzione, bugie e marziani, alieni che girano di notte e di giorno. Tutto questo, come sempre, si annullerà, tutto in una bolla di sapone. Poi Costa, l'addio a San Bossetti, morto in via San Pedrengo a seguito di un incidente. Ma ecco Berlusconi, ha aumentato le pensioni quando era seduto sulla poltrona. Sì, ma non per tutti, sì, politici falsi invalidi, coloro che sono venuti dall'aldilà, coloro che non hanno mai versato un euro di contributi. Poi si parla in cerca di voti, poi promesse mai mantenuti, solo in parte disabilità. Abbiamo, come sempre, mantenuto falsi invalidi. E ancora oggi con denaro, per dare a coloro che veramente non hanno fatto niente. Ma questo sarebbe forse una parte che non direbbe nulla. Ma i disabili, i veri disabili, non danno aiuti a questo Stato, ma danno aiuti a falsi ipocriti, bugiardini. Ma come la mettiamo con la sanità? Abbiamo ospedali con sporcizia, topi, strutture pronte per mettere ammalati, ma mancano medici. Abbiamo speso denaro per rinnovare le strutture, ma ora sono ferme per mancanza di medici. Denaro per macchinari, tanta gente ha mangiato. Ma non solo, persone che aspettano mesi per farsi fare una visita. Se paghi la fai subito, se non paghi fra 6 mesi. Raggi, oppure un anno. Raggi, tanto altro, poi reddito di cittadinanza, bello trovare i soldi per rimettere in moto personaggi che da mesi, anni sono a casa, ridare fiducia, trasparenza, per un lavoro migliore, ridare fiducia a un mondo, poiché tutti non sono ladri, esistono anche onesti. Poi la Gelmini grida, non c'è niente per il Sud,
Allora lei è semplicemente razzista, capace solo di leccare il culo a Berlusconi, ma pensa per sé e non per il popolo. Poi ancora pensiamo a colui che ha comprato corrotto un mondo per essere arrivato dove è arrivato, e noi ancora crediamo a persone poco affidabili. Investimenti pubblici, ma quali investimenti? Polizia, guardi finanzieri, altro, ma quante ne abbiamo che non fanno nulla e raccontano storie come quella di Pinocchio. Altro, sono stati terroristi, vediamo il caso Cucchi, il caso della Uno Bianca, e quanti corrotti, quanti marpioni, e noi continuiamo a mantenere certa gente. Ma no, non si può andare avanti così, non si può, ragazzi. Vergognatevi, scusate. Quali investimenti pubblici? Dobbiamo fare tanto, tra tante cose da pulire. Dobbiamo pulire le spiagge, le pineti, i fossi, dobbiamo buttare le piante, dobbiamo rimettere a posto un mondo. Poi, dove ci sono state venute queste scosse sismiche, dobbiamo ripristinare le case, dobbiamo riparare le stalle, i vigneti, dobbiamo fare tanto per le scogliere, per via delle saline che mangiano le spiagge. Dobbiamo riposizionare le luci, i LED, ma tanto da fare, inceneritori da posizionare, da rifare in tante città, per smaltire l'immondizia, perché in ogni città si deve fare carico della loro stessa immondizia. Abolire la povertà, che da anni, ma ancora oggi non se ne parla. Abolire a coloro i vitalizi d'oro, invece loro non vogliono, ma questa non è giustizia. Ma è ingiustizia quando si parla di vitalizi politici. Ma no, siete matti! E scoppi la zizzania, poi la quota 100, ma non per tutti, ma coloro che per anni hanno comandato male questa nazione, o dopo aver fatto fallire banche e essersi fatte la legge dalla sua parte, cosa si dovrebbe pensare di Bersani? Poi di Grillo, che gridava che aveva venduto i salami, Prodi, D'Alema, Letta, Renzi, Gentiloni, La Del Rio, Berlusconi, Bossi, Fini, Calderoli, De Micheli, Andreotti, ritorniamo da Amato, Monti, La Fornero, ma quanta gente dalla Brambilla e tante persone dalla Gelmini e tanti di Forza Italia e tanti del Partito della Libertà, tanti da Fratelli d'Italia, la Russa. Non parliamo mica poi della ragazza che parla sempre così bene, che oggi si è messa a studiare, ma tanti altri. Poi ora si parla di auto elettriche, ma se cominciassimo a come pagare il debito pubblico, avere i professori in gamba per le scuole, avere personaggi che nel pubblico non aspettano solo i 27, ma ancora tanto se pensassimo forse all'agricoltura, ai coltivatori di allevamenti suini, ovini, caprini, ai coltivatori diretti, a quelli che mettono giù che hanno tutto nei campi. Se cominciamo a pensare al nostro buon latte, alla buona carne, alle buone galline, alle buone uova, a tante cose nostre italiane, per il marchio italiano, per le cose più buone del mondo. Cosa pensiamo? Cerchiamo di far ripartire il lavoro, grazie. Non aspettiamo quelle stronzate che ancora oggi si parla di stronzate e di quelle cose che non si fanno. Dobbiamo fare la TAP per risparmiare un domani, su gomma, su treno, su tante cose dobbiamo risparmiare. Dobbiamo ricominciare a far ripartire l'Italia per tutti i lavoratori. Ancora a tante cose, l'agricoltura, la qualità del grano, del frumento, delle farine migliori, poi sull'edilizia, costruzione di case sismiche, con materiale buono, adeguato, antisismico, ma dobbiamo fare tante cose da fare. Ancora oggi, in queste ore, manifestazioni a Parigi, Francia, la Lega Roma, per raccogliere nuove iscrizioni, denaro per far entrare nelle casse di coloro che un giorno avevano tolto a personaggi popolari, ma dovremmo dire che tutti hanno tolto ad altri per il loro bene comune, con fantasia, opinioni e promesse, poi a poche mantenute. Mi piacerebbe sapere come mai i lavoratori, quando sbagliano, a volte vengono perdonati, ma a volte vengono licenziati. Ma come mai noi, che abbiamo messo tante volte personaggi politici alle poltrone per migliorare le cose, e poi tante volte le abbiamo peggiorate, e non solo abbiamo dato stipendi folli, pensioni d'oro, vitalizi da capogiri, ma qua se lo Stato siamo noi, come mai abbiamo il debito più alto del mondo? Ma perché? Ma non saremo tutti analfabeti? Ora forse tanti che hanno parlato di corruzioni, fatti analoghi, forse hanno ragione, qua il mondo dei Lecchini, coloro che hanno comprato voti tipo la Gelmini, tipo Monti, Amato, Berlinguer, ma tanti altri professori, che non sanno fare quadrato sui conti, poi tassa qua, tassa là, e aumenti luce qua,
aumenti acqua, gas, e autostrade, prezzi carburante, auto, gomme, bolli, lotterie, tutto per dare farsi loro politici, altro pensioni, stipendi, altro la povertà aumenta, e loro, chi se ne frega, dolore a questi nessuno, dolore i gastrici impossibili, loro non mangiano male e non bevono male, poiché loro possono e noi come sempre abbiamo sempre pagato. Noi li abbiamo sempre mantenuti, oggi non si parla quasi più di sport, oggi la gente non prega più, fatti strani italiani, impoveriti, incattiviti, diffusione di un sovranismo pizzico, sicco, la gente non ne può più di questa gente che gioca con la pelle di altre persone, poi ci lamentiamo se altre persone arrivano e fanno casini. Dovremmo incominciare a pensare a tanti personaggi politici, si sono comportati bene con tanti paesi, abbiamo ancora visto i Premier Conti a vedere se si riusciva a combattere l'immigrazione a Palermo, abbiamo speso denaro ma nulla di fatto. Il 12 dicembre 2018 Conte di nuovo a Bruxelles con Juncker, speriamo in bene. Salvini ha chiesto la pace fiscale con cartelle pazze, noi chiediamo allo Stato coloro che hanno tolto a noi ingiustamente tanti guadagni guadagnati con sudore, dolore e altro, ma è vero che abbiamo pagato con tanto denaro coloro che ancora manteniamo, ma chiediamo immediatamente che si abbassino lo stipendio, come i lavoratori e come i pensionati, ma coloro che prendono 250 euro al mese, poi chiediamo un controllo, invece di urlare la signora Gelmini, che Berlusconi ha dato 1000 euro di pensione a tutti, ma quali tutti? Ma stiamo scherzando? Io non credo, sono tutte cazzate, tutte balle, tutte storie come Pinocchio, che diceva le bugie ma gli cresceva il naso lungo. Questi dicono le bugie e il naso lungo non gli vengono e vanno a confessarsi. No, vanno a fare la comunione senza confessarsi, perché non possono dire la verità a colui che deve essere preso in considerazione della sua confessione. E allora andiamo tutti a contarli quelli che prendono 1000 euro al mese. E si vergogni, e prima di parlare guardi quanta saggezza ha in corpo e dica la verità, e non falsità. Toninelli confermata la linea TAP, in breve riesame delle grandi opere, Canada legalizzata la marijuana a uso ricreativo, ancora da fare in queste ore strage d'Ancona per vedere un concerto si muore, ma prima di fare cose stranissime bisognerebbe pensare a dopo, come è successo ad Ancona, indagini aperte, vedremo i risultati di questa strana strage. Ma la Lega vuole assumere 1.200.000 poliziotti per portarli dove? Rio Adriano, faremo su un carcere migliore. Per la sicurezza è bene, chi li paga? Ma non parla del caso Cucchi, cosa hanno fatto costoro? Non parla della Uno Bianca, non parla di tanti fatti silenziosi, corruzioni, fatti di cronaca ulteriori, alterati, violenze, impiccagioni strane nelle carceri, morti strane e silenzio. Dove la trasparenza non si sa, tante cose. La legge Amato ha tolto, ma loro cosa vogliono fare per migliorare? Non si sa. Lombardia, fallimenti, chiusura delle fabbriche. Ricordiamo la ditta Peraboli, ora Maschi. Ma presto anche in quella zona tira aria di neve. La OMA di Botevico Brescia, la Scalvenzi. Da tanti operatori si sono ritrovati in pochissimo a lavorare. Cause e vendite ridotte, Umberto Piacenza di morti, altri lavoratori a casa, l'aria dismessa. Tamoi Raffineria, l'area Miglioli, l'area della Vickers, tante aree dismesse, bonifiche da fare, Petrinelli, tante fabbriche da inserire, tante fabbriche chiuse e mai più aperte, l'assenza dei lavoratori a casa, disoccupazione, inoccupati, cassa integrazione, immigrati da tutte le parti, lavori da fare, ma poco si fa, ma abbiamo una grande emergenza, sanità, dove dovremo con la scienza sapere cosa fare. Cose che altri non sanno, invece da noi la scienza è al posto piccolo, non diamo voti per vergogna, devono sparire le morti bianche e nere. Due immigrati, tanti sono qua, li abbiamo mantenuti da lontano 1990, forse anche prima, ormai sono qua, facciamoli lavorare insieme ad altri, insegniamogli a loro mestiere, pace, basta stupri, violenze. Andare in giro nudi, basta, fare cagate, pisciate per strada, stronzate, basta colpire i vecchi nei giardini, come fece Badù, basta mangiare persone come hanno fatto Pamela, basta fare stranezze, come hanno fatto la Paola Desiree, pace, amore, sentimento, saggezza,
Lavoro per tutti gli italiani e anche tutti gli altri. Tasse si pagano con il PIL e mole e altro. Per esempio aggiungendo o togliendo qualcosa anche ad altri, tipo i nostri politici. Assistenza a tutti, perché non si può morire oggi come si vedono negli ospedali, ospizi, come mosche. La residenza si può dare sempre a tutti, anche a tutti, perché per lavoro, dignità, trasparenza. Ma mai quello che è successo in questi anni, con bugie e altro, ladri, non devono più esistere, si deve vivere in un mondo pieno d'amore, pace, sentimento e generosità, onestà, perché la mia, la nostra stella sei tu e non ci lascerò mai più. Brilli tu lassù nel cielo stellato ed io ne sono stregato. Pensioni, pensioni, politici da dimezzare, immediatamente, controlli immediatamente sugli statali, Stato in generale, perdonare no, quello che per anni hanno timbrato regolarmente e noi abbiamo mantenuto, per anni. Scuola, ripristinare tutte le scuole, edifici e altro, per una sicurezza nelle scuole. Non ti voglio bene con il cuore, ma ti voglio bene con tutta l'anima, perché un giorno il cuore finirà di battere, mentre l'anima durerà per sempre. Controllo sui posti di lavoro, sicurezza, aggiornamenti, ancora tanto da fare. Strade da sistemare, marciapiedi, alberi da portare, scarichi da sistemare, il sud da sistemare, case e fiumi, rifare case sismiche, riparare dove si sono create numerose scosse sismiche, ripristinare città, ma quanto da fare, ponti, autostrade, denaro da trovare, rientrare con tutti i debiti contratti, altro che 5 anni, quanto studiare, da riprendere e pagare, coloro che devono ancora prendere denaro per aver lavorato per lo Stato, ma quanti saranno, chiudo. Dovrei dire ancora tanto, ma il mio cuoricino batte per te, per voi italiani, per voi stranieri, per voi di tutto il mondo, immigrati, dall'est al sud, all'ovest al nord. Io sto pregando per voi, come voi domani pregherete per me, perché veramente per tutto questo mondo e per una grande dolce nazione, tu che a volte e voi che a volte siete veramente vita, siete amore, siete il mio battito di un mondo che dovrebbe ritornare a sorridere. Nella speranza veramente che futura insieme ad altri si possa veramente dare una classifica a questo pazzo mondo per una grande Serie A. E così auguro a tutti una buona domenica e presto da Lido Adriano metteremo il nuovo conto per chi vorrà tesserarsi e porteremo il nostro partito a Lido Adriano, perché veramente credo che un domani il litorale migliore di questa grande Europa possa diventare proprio Lido Adriano. Grazie e buonanotte a tutti.